One Podcast. Tu hai, diciamo, vergogna effettivamente a parlare di sesso. Un po' sì. Perché? Cioè, ma che ne so, sono cose mie, ma che vuoi? Ecco, in merito a quello, tu lo fai guardando del materiale o... Che te frega, scusami, ma che gli frega alla gente qui, che come me ne faccio? Pensa che bello se questo podcast rovina la tua carriera, Stefano. Vabbè. Oggi sappiamo la storia di tutto. Quella della nostra specie, quella del nostro pianeta e anche quella del chicco di grano biologico da cui è estratta la farina macinata a pietra dei biscotti biosostenibili che mangiamo la mattina. Ma spesso ignoriamo la storia di una delle pratiche più antiche, importanti e anche forse la più divertente di sempre. Il sesso. Parleremo della storia del sesso, dell'evoluzione delle usanze sessuali dall'età della pietra fino ad oggi. E siccome la storia è anche storia delle persone, ne parleremo in ogni puntata con un ospite diverso. Io sono Federica Cacciola, autrice, attrice e appassionata di sesso. In senso accademico, si intende. Benvenuti a Piacere Mio. E se questo titolo vi sembra un brutto doppio senso, vi confermo che lo è. La fisica è per la matematica quello che il sesso è per la masturbazione. Richard Phillips Feynman. Ovviamente questa citazione non l'ho del tutto capita perché non sono né una fisica né una matematica, ma mi sembra chiaro che oggi parliamo proprio di questo, di masturbazione. La masturbazione è l'atto di sollecitare volontariamente i propri organi sessuali o altre parti del corpo al fine di darsi piacere, ed è stato un tabù per secoli. Osteggiata dalle religioni, dagli stati e spesso vietata dalle leggi, la masturbazione è uno dei primi metodi attraverso il quale un essere umano scopre il sesso. Il termine proviene dal latino manus, cioè mano, e stuprare, ovvero sporcare, contaminare. E anche la parola spiega che questo atto è stato considerato un tabù estremo, soprattutto quello femminile, e si diceva facesse diventare ciechi, storpi e che potesse addirittura fare impazzire le persone. Nell'antico Egitto invece era considerato un atto di creazione divina e per i greci era un ottimo sostituto del rapporto sessuale completo. Gli antichi romani invece preferivano farlo con la mano sinistra, in quanto la destra era riservata a raccogliere il cibo. Nel 1700 questa pratica viene fortemente osteggiata e nel 1712 viene pubblicato Onania, un opuscolo che elenca i danni dell'odioso peccato dell'autopolluzione. Addirittura nel 1760 il medico svizzero Tissot fece un calcolo secondo cui ad ogni perdita di sperma per una masturbazione equivale una perdita di sangue 40 volte superiore. Venne considerata una pratica peccaminosa e anche pericolosa per tutto l'Ottocento e dobbiamo aspettare il lavoro del sessuologo Alfred Kinsey nel corso degli anni 50 del XX secolo con i suoi volumi Il rapporto Kinsey per arrivare alla dichiarazione che la masturbazione è un comportamento istintivo del tutto naturale sia per i maschi che per le femmine. D'altra parte, come dice George Carlin, se Dio avesse voluto impedirci la masturbazione ci avrebbe dato braccia più corte. Ne parliamo oggi con il comico stand-up comedian Stefano Rapone. Ma era questo l'argomento, io non lo sapevo, pensavo. Qua parliamo della comicità, della satira, invece mi tiri fuori queste cose sconce. Sconcissime, a parte il fatto che non è detto che satira e masturbazione non siano connessi tra di loro. Potrebbe essere. Visto soprattutto le cose che sono capitate a molti comedian, uno su tutti, Louis C.K. Hai ragione, sai, non ci avevo pensato effettivamente. È stranissima questa cosa, perché lui è stato, non so se c'è stato un processo. No, non penso. No, però è stato accusato di molestie in quanto si masturbava davanti a delle sue collaboratrici o sì, al telefono. È vero, anche al telefono. Che dobbiamo fare? È andata così. È andata così e è sbagliata questa cosa. È molto sbagliata, è palesemente una molestia. Però ci può essere un qualcosa che mette insieme masturbazione e satira. Fra l'altro i satiri nell'antica Grecia venivano sempre rappresentati con questo fallo che si tocchicciavano molto spesso, sì. Quindi sarà così. Quindi è collegato con... effettivamente anche noi comici parliamo per, diciamo, tanto tempo da soli, quindi in qualche modo... Vi masturbate con... Inizialmente, poi lo fai col pubblico, diventa una cosa un po' più
quindi... forse sessuale, però prima è tutto un continuo parlare di sé, quindi forse... Quindi la masturbazione è una... cioè, quindi la stand-up è una masturbazione collettiva. Forse è come Louis C.K., cioè sei tu che ti masturbi davanti a delle persone che però pagano per vederti farlo, forse. E poi gli viene addosso. E poi... questo il pubblico sarà molto felice di pensare ai tuoi spettacoli sì, in questo modo. Io non volevo farti parlare di questa cosa, mi vergogno molto. Scusate fan se parlo di queste cose. Di masturbarmi davanti a voi. Sessuali e davanti alle persone. Tu hai, diciamo, vergogna effettivamente a parlare di sesso. Un po' sì. Perché? Cioè, ma che ne so, sono cose mie, ma che vuoi? Cioè, che ti importa? A voi che ascoltate, che vi importa di queste cose? Fatele a casa vostra. Ma tu hai avuto un'educazione molto cattolica? Sì, abbastanza. Perché questa cosa di solito effettivamente è associato all'educazione cattolica. Per cui... colpa loro. Ho fatto anche scuola dalle suore, quindi insomma. E vi dicevano mai che effettivamente se vi toccavate vi succedevano cose brutte? Beh, non così direttamente, però diceva, io ho visto certi giornaletti che girano, perché c'erano ancora i giornaletti quelli con le donne nude. E giravano a scuola? Ma non lo so da dove l'ha vista, io non ce l'avevo, la suora l'ha vista e quindi ho capito, questa quindi è una cosa sbagliata. E quindi alla fine... E non l'hai fatto? Oppure questa cosa non ti ha impedito in alcun modo di avere un rapporto con le tue parti intime, diciamo? No, vabbè, alla fine è un po'... Alla fine? Un po' sì, però con molto senso di colpa anche questo, sì. Perché poi pensavo alla suora che mi guardava mentre facevo queste cose. Quindi non mandava che mi guardasse, perché... Non che ti eccitava questa cosa come Lucy Gay? No, nel tuo caso no. Nel mio caso avere una suora che ti guarda e dice non puoi fare queste cose perché sennò non lo so, ma non so che succede, non so quale fosse il crimine, però... Beh, allora... Era brutto. Era molto brutto. Ti dico, nel 1712, nel trattato che si chiama Onania, riferito ovviamente all'onanismo, si dice che la masturbazione provoca disturbi allo stomaco e alla digestione, perdita di appetito o fame vorace, vomito, nausea, indebolimento degli organi, tosse, raucedine, paralisi, mancanza di libido, mal di schiena, disturbi dell'occhio, dell'orecchio, diminuzione totale dei poteri del corpo, pallore, magrezza, brufoli sul viso, declino dei poteri intellettuali, perdita di memoria, attacchi di rabbia, follia, epilessia, febbre e infine suicidio. Tutti insieme. Tutti. Se tu fai una masturbazione succede questo, cioè muori sul colpo. Sì, dopo aver molto sofferto, fra l'altro. Ma cioè, chi è che ha fatto questa cosa? C'è un nome, una persona che ha, cioè, che lui ha preso delle altre persone. Sì, è un trattato. Sì, è un trattato che venne, è un trattato medico. Cioè dei medici hanno detto tu fatti una masturbazione davanti a me adesso. Vediamo che succede. Quello stava lì che scriveva a farsela, lui scriveva con questi medici. Credo che sia, sì, credo che sia avvenuto in realtà in un arco di tempo un po' più ampio. Cioè, dici masturbati una volta al giorno e vediamo che cosa ti succede. Ed evidentemente questa persona c'aveva delle altre malattie. Certo, poi è chiaro che uno si suicida dopo, insomma. Tutto quello che è successo. Che ti guardano mentre tu fai le cose tue, appunto, che dovresti fare a casa tua, giusto? No. Cioè, casa di altre persone anche, puoi anche farla a casa di altre persone. Sì, tu l'avrai fatto davanti a qualcun'altra, a qualche altra persona? Davanti a parte le suore, dici? Sì, parte le suore. Sì, forse è successo qualche volta. Succede, capita all'interno di un rapporto normale. O ti dà fastidio anche quello? Cioè il senso di colpa si trasmette no, anche... No, se siamo d'accordo va bene. Sì. Molto chiaro. Sì. Sottolineiamo, essendo un comedian certo, in questa appunto, cosa. Io metto le mani avanti entrambe. Adesso ci tengo perché a dirlo. Esatto. Tra l'altro, una cosa che mi fa molto ridere è che nei miti dell'antico Egitto si credeva che Atum, un dio, avesse creato l'intero universo visibile, cioè tutto quello che esiste, masturbandosi. E il flusso e il reflusso del Nilo venivano attribuiti alla frequenza della sua eiaculazione. Cioè, tu come ti senti a immaginarti il figlio di una pippa divina? Beh, siamo comunque figli di una sorta di... pippa, però a due, tutti quanti. Non puoi definire il sesso una pippa a due. Beh, sì, non dai. È bello.
Vabbè, dai, più o meno. Ma no, ma siamo figli dell'amore, di un rapporto sessuale. Sì, sì. Quindi c'è tipo il Big Bang, sarebbero tutte spermatozoi che vanno. Sì, schizzi. Però non si va, non c'è un ovulo da fecondare. Nell'antico Egitto pensavano che fosse la terra, probabilmente. Ah. Cioè, però effettivamente la terra viene creata dalla stessa cosa, quindi no, l'universo, diciamo, cioè questo figli, era nel nulla. Questo è come li senti tu, piuttosto a pensare che è solo fatta da un uomo tutto l'universo? Beh, questa cosa mi fa sentire molto triste, a parte il fatto che non credo. Non credi in questa cosa, in questa credo, storia? Non credo che Dio sia maschio. No, questo qui sì, però questo signore si chiama Atum, che è anche il suono che fa quando crea l'universo, quando diciamo crea questa Atum. E quindi era anche una pippa vigorosa, possiamo certo, dire. Beh, sì, si è arrivata fino a oggi. Sì. Sì, ma non credo sia stato solo, ecco. Diciamo che l'universo come atto masturbatorio non mi dispiace come idea. Però magari di un essere non propriamente solo maschile. Ah. Io fosse per me, Dio lo chiamerei di con la schwa. Con la schwa, esatto. Che bello, die. 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 Sì. Die, un po' francese. Sì. Ma forse devo anche cambiare nome a sto punto. Come lo chiami? Un nome neutro che va bene per maschi e femmine. Tipo Andrea. Queste cose così. Quindi Dio si chiama Andrea. Abbiamo deciso che Dio si chiama Andrea. Sì. E che siamo tutti nati da un suo atto masturbatorio, metà pippa, metà sgrillettamento, per usare dei termini. Come sei volgare, guarda, devo dire, mi hai portato qui a sentir dire queste sconcerie. Guarda, io veramente. A proposito di sconcerie, sì, ti dirò che nel 2005 in una caverna in Germania è stato trovato un fallo di pietra levigato, vecchio di 28.000 anni, che viene indicato come uno dei primi dildo, giocattolo, che venivano utilizzati. Giocattolo. Lo definisci giocattolo? Un dildo. Pene di pietra, un giocattolo, va bene. No, cioè comunque veniva usato per la masturbazione femminile, quindi effettivamente... C'è sempre stato il tabù sulla masturbazione femminile, però c'è anche da dire che è sempre stata praticata nonostante i tabù, evidentemente. Sì. Cioè trovavano modo, dicevano che cosa ho a disposizione, le pietre. Quello mi stupiva, perché effettivamente c'è il legno, poi le schegge fanno male. E sì. Che altro c'è del materiale? Fango però. Fango e molliccio. Molliccio. Eh sì, per forza le pietre, quindi hanno dovuto levigarle. Sì, sì. E per poi... farne ma come era fatto questo fallo? Guarda, io l'ho visto in foto, effettivamente è un coso lungo, anche di un bel diametro. Ah, vedi? Interessante. Comunque, ma chi l'avrà fatto? Un uomo o una donna, secondo te? Questo veramente me lo sono chiesta. Secondo me l'ha fatto, cioè, l'hanno fatto delle donne. Delle donne? Delle donne, sì. Sì, perché levigato molto bene. Ah, c'è quella cura, diciamo. C'è quella cura del dettaglio. Sì, sì, sì. Che è molto utile, penso che solo una donna potesse, certo, insomma. Sempre che venisse usato, effettivamente, diciamo, gli studiosi lo hanno identificato come oggetto per uso femminile, però non è detto. Infatti. Perché con i falli... Poi a quell'epoca c'erano comunque, cioè non c'erano le regole di oggi, no? Che si può, se sei maschio, sei eterosessuale, là si poteva fare un po' come... Sì, in epoca poteva, esatto. Esatto, in epoca prestare ognuno faceva quello che gli pareva. Nessuno ti diceva niente. Chissà se c'erano delle suore, ancora delle non suore. Delle suore dentro. Sì, può darsi. Le suore dentro forse, le suore e i preti dentro forse ci sono sempre stati. Sì, sono una figura archetipica, probabilmente. I moralizzatori. Sì, 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 il mito della suora c'è anche nell'Egitto. Nell'Egitto, nell'antico Egitto. Invece... Posso dire, parlai di Nilo, sai quando poi il Nilo si ritira e lascia quella cosa che rimane lì, si chiama il limo. Niente, volevo solo dire questa cosa che mi ricordo dall'elementare. Grazie.
e volevo dirla per capire bellissimo. Comunque perché stiamo facendo cultura, porto anche un po' di cultura in questo podcast di debosciare di volgarità, di volgarità immense. Tu sai che invece l'unico posto, cioè da noi effettivamente la masturbazione femminile è stata molto, diciamo, osteggiata e nascosta. Fra l'altro nell'Ottocento si pensava che le donne non provassero proprio piacere, l'orgasmo, la masturbazione veniva fatta per curarle dall'isteria, mentre invece in Cina la masturbazione era considerata innocua per le donne ma pericolosa per gli uomini perché sprecava energia vitale. È vero questo? Cioè è vero nel senso... Ti stanchi, sì. Poi sei più stanco dopo. Sì, ho capito, però ti dà anche una carica, no? No, solo prima, cioè durante, mentre lo fai. Poi dopo sei... cioè come se avessi smesso di fare quello per cui sei al mondo probabilmente, quindi dici vabbè, ti vorresti lasciare morire, mi posso riposare. Se poi ti suicidi come faceva quello. Ti riposi, quello. Sì, ti riposi, cioè vabbè, boh, che devo fare, niente, sto qua, qualsiasi cosa devo fare può aspettare almeno un'altra mezz'ora o un'ora, no? Solo... inevitabilmente adesso io immagino tu che ti fai una pippa e poi dici vabbè, e adesso ho fatto, mi riposo, adesso posso guardi, non pensare e fissi alla il vuoto per 40 minuti, sì. Anche un'ora, un'oretta, giusto, vedi. Lo dice anche il nostro fonico, insomma adesso lui, vedi, infatti non sta a fare niente perché ha appena fatto. Ma non adesso, mi auguro di no. No, 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 adesso no, prima di venire qua premo un tasto e... ed è così, e adesso si riposa. Si riposa. La faccia rilassata. Sì, sì, sì. Tu ti ricordi la tua prima pippa? Io li chiamo pippe, potremmo chiamarle anche un altro modo. Penso 12. Una cosa così. Quindi grandetto. Vabbè, sì, prima giocavo con i videogiochi e cose, e poi a un certo punto c'è questa cosa e quindi... Ma sapevi già come fare? Perché mi chiedo sempre, ad esempio, mi sono spesso interrogata sulle differenze, no? In come questa cosa la scoprano uomini e donne. Ah. Perché io mi strusciavo, ma da quando ero proprio piccola, avevo proprio già 8-9 anni. E quindi ancora lontana, diciamo, dal tempo in cui uno pensa che ci si avvicini alla masturbazione. Ero bambina, però ho iniziato a vedere che strusciandomi su sedie, cose, effettivamente era una cosa piacevole. Mi chiedo per i maschi come funziona, visto che effettivamente... Oddio, questo non mi ricordo di preciso, penso cioè, uno sì, un po' ogni tanto, cioè sai che c'hai... un pene, quindi ogni tanto diciamo, vedi, ti hanno informato, diciamo. Sì, sì, cioè, no, te ne accorgi, però non è che c'hai la consapevolezza. Certo. Io guardo sempre lui che per cercare conferma. E, no, però mi ricordo c'era a un certo punto i più grandi, i bambini, sì, che ti dicevano: no, se fa sta cosa, esce la... Ah, questo. Quindi si diceva tra bambini, sì, cioè te lo comunicavano quelli che lo scoprivano. Però per me era, cioè, una cosa che ascoltavo, dicevo, vabbè, c'è sta cosa, e sembrava una cosa buffa. Dicevo, c'è sta cosa che esce, tipo un gioco. Sì, tipo, è una cosa bianca che esce, dice, vabbè, però non è proprio bianca. Quindi per me era tipo una gag, comunque, non era una cosa vera. E... cioè, pensavi di prendersero in giro? No, cioè, pensavo che fosse una cosa che, boh, che... divertente, buffa. Beh, in effetti è un po' buffa dal sì, punto di cosa, vista, tipo uno starnuto, una cosa così. Sì, però cioè, non è che c'avevi effettivamente la percezione che poi poteva succedere veramente. Poi un giorno succede, già, vedi, è così. E poi quello però è automatico, non è che c'è qualcuno che ti insegna. Certo, provi. Sì, cioè provi. Succede sta cosa, dici oddio. A proposito della stanchezza, ti piace quando te lo fa qualcun altro? Se quella persona mi piace, sì. Se invece me lo fanno di quella forza, no. No, beh, certo, cioè, perché te l'hanno mai fatto? Te l'ha mai fatto qualcuno, no, che non ti piaceva? No, se arriva uno, tipo appunto lui, che adesso sempre il fonico, scusa, ti metti in mezzo e comincia per, diciamo, visto che sei stanco, capito? E comincia a fare questa cosa. Dico, aspetta, no, non è non è il caso. Vabbè, quindi... se invece è una persona che mi piace, ciao, vabbè, ti piace. Vabbè, sì. Perché ad esempio nel mio caso non è sempre automatica questa cosa, perché non è detto che una persona che ti piace quella cosa la sappia fare in maniera adeguata.
con gli uomini è più facile forse, cioè se sei una persona che lo fa a un uomo. Dici il meccanismo, diciamo, il movimento è sì, quello, certo. La roba quella è che devi fare. Seppure non lo fai al top, poi dopo un po', diciamo, fallo un po' così, cioè c'è più facile capire. È forse più facile. Più sì, diciamo, visibile. Che in quanto per le portatrici di vagina non è detto che sia così immediato, quindi una persona ti può anche piacere tantissimo, però quella cosa dici, senti, meglio che la faccio io, insomma, questa roba qua, noi facciamo magari altro, anche perché appunto probabilmente è più complicato. Infatti è un problema per noi uomini. Cioè, io non so che succede. Ma come non sai che succede? No, io faccio, poi vedo le reazioni, dico, ah, stavolta non va bene. Vai a caso, sì. Provi di volta in volta. Sì, sì. Non c'è un momento in cui hai scoperto anche lì come farlo alle donne, come praticarlo alle donne? E poi è diverso per tu, cioè, non è, sì, non varia, è che c'è moltissimo. Un modo. Quindi varia moltissimo, quindi è un'esperienza sempre nuova ogni volta. Sì. Però queste cose le dico anche, cioè, è anche al contrario. Cioè, nel senso, anche per gli uomini è diverso. Cioè, ci sono uomini a cui piace con un tocco più delicato, un tocco più pesante, con una certa frequenza, una certa intensità. Quindi è variabile anche questa cosa qui. Sì, però forse riesci a capire me, cioè, sì, due indicazioni, perché comunque ce l'hai lì davanti. Quindi dici, vabbè, guarda, fai così, ti faccio vedere. E se tu ti faccio vedere, vedi. Vedi, invece delle donne è tutto nascosto. Chissà che succede lì. Cioè, un mistero, ragazzi, un mistero. Senti, ti è mai capitato? Esistono anche persone che soffrono di masturbazione compulsiva. Mm. Io so che tu non vorresti essere qua a parlare di questo argomento. Però, vabbè, come tutte, diciamo, le addiction, le dipendenze, ti è mai capitato in un momento della tua vita di effettivamente essere un po' compulsivo o fartene troppe? Se c'è un troppo, diciamo, il troppo è definito dal fatto che a un certo punto magari fai solo quello. Ma troppo, cioè, troppo è nel senso... Cioè, capito che poi dopo un po' ho esagerato, però quando ero più giovane. Sempre perché eri molto stanco poi, cioè te ne accorgevi così, o perché sì, magari non riuscivi a fare altro durante la stanco, giornata? Poi ti fa un po' male comunque, dopo che lo fai troppo, no? Dici, sì, vabbè, sì. Comunque, ti faceva male? Dopo un po' senti un po', diciamo, vedi, fa male, quindi basta. Quindi può essere capitato, effettivamente. Se arriva a farti male, immagino che... Sì, sì. Sia stato, no, a me in questo caso non è mai successo, cioè non è mai successo di arrivare ad avere un dolore perché era eccessivo. Sì, sì, no, non so se dipende però dalla conformazione o dal modo, però posso capire che ci sono dei periodi, tipo, che ne so, il lockdown, no? Si stava molto chiusi in casa, non si poteva vedere nessuno. Secondo me è stato un grande periodo di masturbazione collettiva. Immagino di sì, cioè, se non c'è niente da fare. Poi c'era Pornhub che era gratis, quindi capirai. Sì. Cioè, i contenuti che erano per gli abbonati sono stati resi gratis per un certo periodo. Ecco, in merito a quello, tu lo fai guardando del materiale? Ma che te frega, scusami, ma che gli frega alla gente qui, che come me ne faccio? No. Vabbè, però... Vabbè, qualche volta, in genere no, però. In genere no, usi la fantasia. Più, sì. Ma comunque la gente frega, perché è una cosa di cui le persone, proprio per la nostra educazione, l'educazione che abbiamo avuto, non parlano così spesso. E invece sono cose normali. Sono cose che si dovrebbe parlare. Di cui si dovrebbe parlare. Ma sì, sembra quasi che mi vanto, poi, capito? Ma ho fatto sta cosa oggi, poi che mi sono visto sto film e mi sono preso, come si chiama, il lubrificante, non lo so, è brutto, no? Cioè, andare in dei dettagli. No, certo, no. Ma i dettagli no, però secondo me se ne potrebbe parlare, cioè, così come si parla di, come posso dire, noi parliamo sempre magari di quello che mangiamo, di quello che mangiamo ne parliamo tranquillamente, sì, di quello che facciamo, anche delle persone che frequentiamo, eccetera. Secondo me anche del sesso si dovrebbe parlare liberamente. Forse se lo facessero tutti sarebbe una cosa, sì. Quindi questo è un invito? Sì, cioè, nel senso, se lo facciamo solo noi qui adesso è strano. Tipo adesso stiamo a parlare di questa cosa e appunto c'è il fonico che ci guarda e dice, ma che cacchio sei? Oppure gente che ci ascolta. Invece, vabbè, no, la gente che ci ascolta ha cliccato apposta per sentire come tu parlare, ti fai le pippe. E chissà se magari a loro volta adesso, mentre ci ascoltano, stanno facendo questa cosa.
e quindi la state facendo, diciamo, delle cose circolare. Non ci voglio pensare. No, ma sega circolare li incentiva. C'è ragione. Piccioni spiaccicati per terra, sul cranio spappolato dei suddetti. Vabbè, piccioni. Invece magari qualcuno se però si anche è. Il piccione potrebbe. No, dobbiamo dire. Ah, perché tutti i termini che possono ricordare. Tua nonna. Tua nonna che ti guarda male. Che ti guarda e anche lei a sua volta si eccita. Ecco, questa è la cosa peggiore. Ok, se c'era qualcuno che si stava masturbando mentre ci ascoltava, in questo momento ha smesso. Sì, siamo felici di averti rovinato. Meno male, guarda. Non fare queste cose. Si fanno queste cose. Spegni il podcast e poi. Oppure ricomincia la parte iniziale e sappi che a questo punto c'è. Un momento per cui devi smettere. Quindi finisci prima. Sì, finisci prima. A parte il fatto che sei iniziato dall'inizio ed è arrivato fino a questo punto. Comunque, cioè, bella lunga questa roba. E vabbè, ma ognuno c'ha i suoi tempi. Ognuno insomma, no? I suoi tempi. Sì, in effetti sì. Sì, sì. Senti, ma tu sei un esperto di Giappone. Sì, ho studiato. Sei laureato in lingua e cultura giapponese. Cultura giapponese. Lo sapevi che in Giappone esistono dei bar della masturbazione? No, questo non lo sapevo. Anzi, il bar della masturbazione si chiama Love Jule o Love Jule, non so come si pronuncia. È nato nel quartiere di Shibuya a Tokyo ed offre alcolici e vibratori. Ma è solo per donne. Solo per donne. È solo per donne. Diciamo, non mi sembrerebbe strano che esistessero anche quelli per maschi, però. Mi hanno detto che c'erano delle cose anche per maschi, dove c'erano appunto. Però diventa prostituzione a quel punto. Cioè, c'erano delle ragazze. Vabbè, certo, se le ragazze. Certo, se qualcuno te la fa. Sì, è un. Però cioè, il locale, cioè, è proprio un locale in cui tu vai lì, ti sedevi e poi arrivavano da sotto. Il tavolo così mi hanno detto. E ti fanno solo quello? Non ti fanno tipo fellazio? Sì, anche. Ah, vabbè, ti però fanno così, un po' di cose, ok. Però... non assoluta. Ci pensi un posto dove ti fanno solo quello invece? Cioè, tu ti siedi e ti fanno soltanto con la mano la masturbazione normale e basta. Vabbè. Andrebbe bene. Buttalo via. No, beh, scherzo. Non ci si prostituisce. O sì, se si vuole, non lo so. Qual è la... Sì, se si vuole, sì. Pensa che bello se questo podcast rovina la tua carriera, Stefano. Vabbè, mi apre una nuova carriera nel mondo del porno, probabilmente. O dei bar masturbatori, sì. Tu ci andresti? A farmela, cioè in che senso? Allora, andresti in un posto, allora questi bar, qua si parla di posti dove tu vai, ti offrono cocktail e nel caso dei bar per donne, vibratori per masturbarti lì effettivamente. Quindi è una cosa tua, cioè nel senso tu stai lì, da solo fai. Sì. Cioè non è che c'è qualcun altro che no. Fa. Ci andresti? Cioè in un posto fatto proprio per questo motivo? A bere, che ne so, bevi, ti danno. Che mi danno a me? Ti mettono a disposizione forse del materiale, cioè una stanza dove c'hai degli schermi o degli oggetti. Vabbè, possono... lo posso pure fare a casa questo, manca a spendere i soldi, insomma, diciamo. Che tirchio, no. Però, scusami, ho ma capito. Che spilorgio! Vabbè, ma tu vai al pub e ti danno una birra, non è che c'è a casa la birra, cioè comunque spendi i soldi, invece... Meglio a casa. Meglio a casa. Con una persona che conosci più o meno. Beh, questo è un... Immagino. No? Immagini. Sì. Beh, questa è una bella cosa comunque di educazione sentimentale. Cioè, hai detto una cosa preziosa. Meno male. No, ho portato altra cultura dopo il limo. Il limo è stato fondamentale. Fra l'altro mi è sbloccato proprio un ricordo. Vedi? Delle scuole elementari. Però effettivamente sì, è una bella cosa di educazione sentimentale, nel senso che comunque l'educazione sentimentale e quella sessuale sono connesse tra di loro. E anche nel sesso c'è sempre un rapporto, cioè c'è una relazione, anche sì. Se quando si tratta di una relazione solo di sesso. Per cui è chiaro che condividere quel momento con qualcun altro abbia qualcosa di prezioso. Sì, sono d'accordo. Che nel mero magari scambio, se è un mero scambio diciamo di servizio, si può perdere un qualcosa senza sì. Andare a giudicare ovviamente chi sceglie di farlo e si diverte così e sta bene così ovviamente. Sì, comunque condividi qualcosa con una persona anche se per un po' e quindi cioè, vabbè c'è stato qualcosa e... Quindi bene, niente, così. Faresti fallire questi bar della masturbazione? Ma sono
bisogna capire come sono strutturati. Dobbiamo studiare meglio il progetto. Sì. E invece, visto appunto, tornando all'argomento Giappone, tu immagino ci sia stato. Sì. Più volte. Un paio di volte, sì. E, c'è un approccio diverso che hanno nella cultura giapponese rispetto al sesso. Questa cosa io la noto, l'ho notata tipo nei manga, nei cartoni. Qualcosa di diverso si intuisce. C'è un problema, diciamo, proprio di relazioni in generale tra persone, quindi si ripercuote anche sull'ambito sessuale, cioè c'è una natalità molto bassa, cioè quasi come se non ci fosse un interesse nell'avere delle relazioni anche, cioè sì, magari il matrimonio sì, per dire, ti sposi perché dici per la società, c'è questa cosa, però poi proprio il fare il sesso così è più complicato. Cioè ti faccio un esempio, quando stavo lì stavo con una ragazza in Giappone la prima volta che sono andato, e praticamente cioè se tu sei un occidentale che va in Giappone è molto più facile avere delle relazioni, perché c'è un approccio diverso nei confronti che ci provi, delle... cioè, sì. sei portato a provarci più esplicitamente, sì, è come se ti vedessero come uno che è un uomo. Vabbè, evidentemente rientra all'interno di una cultura dove la sessualità viene comunque vissuta in maniera diversa dalla nostra. Sì, ma poi non è neanche per questioni di peccato, cioè non c'è questa visione, è proprio una questione di relazioni, cioè che manca alla base, capito? Manca la relazione. E certo, quindi se stesso essendo relazione. E quindi, cioè, di conseguenza la cosa sessuale è più fredda, o certe volte proprio non c'è più. Non esiste. Mi chiedo chissà se questo incide nella relazione di loro con il loro stesso corpo. Può darti, poi ci sono anche i famosi asessuali, che non so, tu li hai mai conosciuto qualcuno io asessuale? Ho conosciuto delle persone non proprio asessuali, ho conosciuto delle persone aromantiche. Vabbè, quello si chiamano uomini, no, non lo so. Poi ci sono gli asessuali, che sono persone che non provano attrazione sessuale, che non significa però poi che non abbiano rapporti sessuali. È complesso, lo tratteremo in una puntata a parte, perché è un tema ovviamente immenso. Sì. Ma torniamo alle tue pippe. Torniamo alle masturbazioni fatte in maniera consensuale con se stessi. Comunque anche lì serve il consenso, sennò non viene bene. Giusto? Hai ragione. Tu te lo chiedi? Io sì. E ti rispondi? E mi rispondo, vai, procedi. E con questo io chiuderei la puntata. Grazie mille, Stefano Rapone. Grazie a voi, grazie a te, Federica, grazie al fonico che è stato tutto il tempo a, purtroppo, masturbarsi mentre ci guardava. Ci guardava. E io non l'ho detto prima per educazione, però ecco, adesso che ha finito, mi sento di togliermi questo peso. Grazie per averlo confessato tu, è stato un piacere. Dai, alla prossima. Devi rispondere, piacere mio. Piacere mio. Non riesco mai a farla questa gag. Piacere mio. Ah già, è per questo, il titolo del podcast. E con questo entusiasmo ci sentiamo alla prossima puntata di Piacere Mio. Ciao. Ciao. Piacere Mio è un podcast scritto da me, Federica Cacciola, con la collaborazione di Leonardo Zani. Riprese e montaggio di Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.